abbiamo chiesto appunto a tutti i cittadini di venire qui in biblioteca per parlare insieme di questa opera pubblica secondo noi importante per San Cesareo, ossia una pista ciclopedonale che recuperi il vecchio tracciato della linea ferroviaria Roma-Fiuggi. Io ricordo che la vecchia ferrovia veniva utilizzata anche da me stessa quando andavo per esempio a scuola, i primi anni delle superiori, per andare appunto a Palestrina. È un ricordo bellissimo che porto con me e sicuramente, come era utile allora, noi lo vorremmo renderlo di nuovo utile per tutta la cittadinanza, soprattutto per le nuove generazioni, proprio in linea anche con la transizione ecologica, con quelli che sono gli obiettivi della Comunità Europea. Recuperare lo spazio dell'ex ferrovia, dell'ex tracciato della Roma-Fiuggi, che sta lì insomma da diversi anni abbandonata, e quindi farla diventare, dargli nuova vita attraverso una pista ciclopedonale, in che modo? Però bisogna farlo in modo innovativo, e quindi farlo con l'utilizzo di materiali riciclati, quindi bottiglie di plastica per esempio provenienti dalle isole oceaniche. Per realizzare quest'opera abbiamo pensato di partecipare a un bando della Comunità Europea, un bando molto sfidante, un bando che ci chiede di essere iper innovativi nella realizzazione di quest'opera. Vogliamo questo perché crediamo in una città diversa, una città che non utilizza solamente le auto per spostarsi, ma che possa utilizzare appunto altri elementi di mobilità, come per esempio le biciclette, un mezzo che appunto ti fa incontrare e riscoprire il tuo quartiere e la tua città.